Sta succedendo che è arrivata questa notifica di abbattimento di tutti gli animali, siamo distrutti e ovviamente la prima cosa che abbiamo deciso di fare è impugnare legalmente questa ordinanza facendo ricorso al TAR. E questo è sicuramente il primo passaggio, il resto poi è il supporto di tutta la gente che ci sta veramente dimostrando che sta dalla nostra parte e dalla parte di questi animali. Beh, abbiamo scelto di venire qui non appena saputa la notizia, proprio perché se toccano i loro maiali, i loro suini, la loro famiglia, io la chiamo famiglia, è come se toccassero anche la nostra. Siamo venuti semplicemente a sostenere la causa che nessuna persona si può arrogare il diritto di decidere della vita di qualcun altro. Pensiamo sia doveroso di sostenere i rifugi tutti e soprattutto in queste situazioni in cui c'è di mezzo la vita degli abitanti del rifugio. Per noi è di fondamentale importanza che gli animali liberati che vivono nei rifugi rimangano tali. Beh, riteniamo che sia fondamentale prima di tutto non lasciar sole persone che si trovano ad affrontare una minaccia di questo genere, perché può succedere ovviamente in ogni luogo e quindi vorrei che gli altri facessero la stessa cosa con noi. La morte di questi animali è inammissibile e non deve accadere. Fino all'ultimo aiuteremo gli animali e il loro diritto alla vita.